chiesetta? Sì, ma io non so. Metto la testa termica, la ovalizzo sempre verso l'esterno, perché lei comunque tira a scarrozzarci dentro, vedi come ci ha scarrozzato. Piccola? Cioè, da, come ampiezza? Come ampiezza? Iniziata come piccola. E adesso c'è anche abbastanza. Cioè, sì, ci siamo alzati parecchio. In questo momento abbiamo 2 metri e mezzo di media. Io guardo sempre la media, eh. Quindi vuol dire che abbiamo delle punte a 3 metri. E come fai a sapere quanto devi spingere? Allora, è una questione proprio di sensibilità. Sensibilità, esperienza. Senti sotto l'ala quanto ti dà. Veloce adesso, eh? No, siamo vicino al suolo. Ah, è per quello. Quando sei alto non hai riferimento. Quando sei alto non ti accorgi di andare veloce. Andavo più veloce prima.
questi sono saliti bene. Sì, ce l'ho fatta dare un attimo, perché appunto la giornata non è ancora così sommata. Vedrai che dopo dovrebbe diventare più facile. Va su, sale parecchio. Siamo in Val Chiusella. Senza girare. E adesso aspetterà di centrarla bene e poi... Lui vedi che ce l'ha molto molto vicino. Operativo. Se va, c'è ancora vento che rompe i coglioni o no, perché non lo sappiamo.
Queste sono termiche forti o no? E guarda, adesso siamo sulla termica stupida che non stiamo riuscendo a prenderla bene. Mm-hmm. Vedi che sono qua che la cerco? Sì. Perché non l'abbiamo presa ancora bene. Qua vicino sicuramente abbiamo una termica forte da qualche parte. Candia. No, te lo vedi da no, laggiù. Draghi, Andrate. Su 2-4, molto sono un po' mollato. Un barone. Comunque, andato a cipolla, mettiamo su passato. Ok, va bene. Mettiamo diretti da dentro stavolta. Più alti adesso, sì. Bel 360, lassù c'è uno che vola, un barone, torretta, un crone, Monte Rosa, Cervino e il Bianco. C'è quasi tutto, un viso. Caspita! Se la vela tu la butti troppo indietro, poi lei sputta in avanti e lì diventa pericolosa. Se invece lei è solo un po' in avanti, non è pericolosa. Ma ci sposta, no?